È il 14 novembre 2010. Matteo è appena nato. Al momento del parto, nei primi giorni, tutto sembra normale. Papà Francesco e mamma Francesca, anche lei, portano a casa il fratellino tanto atteso dalla loro primogenita Giulia, di 2 anni e mezzo. Dopo 2 anni abbiamo deciso di riprovare e è nato Matteo. Il parto è andato benissimo, è stato un parto naturale. La famiglia vive tra i boschi di Soriano nel Cimino, nel Viterbese. Ma Matteo dorme 2 giorni soltanto nella sua culla. Sta male. Ci siamo accorti che Matteo non stava bene dopo circa 4-5 giorni dalla nascita, perché vomitava e respirava anche molto male. L'abbiamo portato prima qui all'ospedale a Viterbo e dopo circa una settimana siamo stati trasferiti direttamente al Bambin Gesù perché avevano capito che c'aveva un problema al cuore. Matteo aveva una malattia che si chiama miocardiopatia dilatativa, un cuore che improvvisamente si dilata, si affatica, si indebolisce molto e smette di funzionare. Matteo è arrivato all'età di 5 giorni con uno scompenso cardiaco molto grave che ha richiesto subito delle manovre di rianimazione e di stabilizzazione per mantenerlo in vita. Però il cuore è diventato così affaticato che non è più riuscito a essere autonomo e a questo punto abbiamo dovuto sostituire la funzione del cuore con delle pompe meccaniche. Avevamo idea che fosse grave perché appena ricoverato al Bambin Gesù, il mattino dopo una dottoressa mi chiamò alle 7 di mattina e mi fece prendere un colpo perché mi disse che non andava molto bene, di preparare mia moglie che sicuramente loro si aspettavano che non ce l'avesse fatta. Invece poi io penso che un genitore, per quanto i dottori ti dicano si prepari perché suo figlio potrebbe morire da un minuto all'altro, non è mai pronto alla morte di un figlio. Quindi capivo che la situazione era grave, ma non puoi essere preparata alla morte di un figlio. Un altro intervento per sostituire le funzioni del suo piccolo cuore. I genitori sperano, i medici sanno che salvarlo è impensabile. Tentano l'impossibile giorno per giorno. Mamma di Matteo è stata una delle prime persone che ho conosciuto durante l'inizio della mia carriera qui al Bambino Gesù, perché il caso di Matteo è stato uno dei più importanti, più complessi che ho affrontato nel mio primo anno di lavoro qui. È stato un caso veramente ai limiti della medicina. Probabilmente nessuno di noi poteva in nessuna maniera prevedere l'evoluzione o comunque la fine. Mi aspettavo tranne che sarei rimasta al Bambin Gesù per 2 anni, assolutamente no. Quindi pensavamo, cioè avevamo capito che era una cosa lunga, ma non così. Così tanto lunga. Abbiamo fatto il battesimo al Bambin Gesù poco tempo dopo il primo intervento che ha fatto Matteo. Ce l'ha celebrato Don Luigi, il nostro cappellano di fiducia del Bambin Gesù. Io mi ricordo i primi giorni che loro erano qua, no? Molto spaesati, e un giorno mi è così venuto spontaneamente, dico: ragazzi, se volete vi offro un caffè. E lì si è instaurato un legame, cioè è una cosa che è un po' difficile da spiegare, ci siamo capiti subito. La terapia intensiva diventa la sua casa. Papà e mamma sperano contro ogni speranza. Filmano ogni attimo di Matteo, ogni suo sorriso. Non vogliono perdere nulla. Sono loro ad averci permesso di vedere queste immagini esclusive. Il bambino però è sempre più magro, sempre più affaticato e debole.
Abbiamo festeggiato al Bambin Gesù il primo compleanno di Matteo e insieme agli infermieri e tutti i dottori abbiamo organizzato una bellissima festa. C'era anche Giulia. Avevano riempito il lettino di Matteo di palloncini, il turno della notte io ho fatto tutti i disegni e gli auguri, quindi quando sono entrata mi sono trovata tutto apparecchiato così di dietro, come se fossimo a casa, insomma. Matteo pesava 5 kg e a 5 kg noi l'avevamo messo in lista per trapianto di cuore, ma a 5 kg avere la possibilità di un organo compatibile con il peso e l'età del bambino è molto raro. Quindi l'unica opzione possibile era di impiantare un cuore artificiale come ponte al trapianto cardiaco. Un cuore meccanico nel suo piccolo torace. Un terzo intervento, poi un quarto. Si tenta l'impossibile. Matteo resiste a fatica. Fuori dal suo corpicino batte regolarmente un robot. Durante gli interventi stavamo nella sala d'attesa. Quasi sempre siamo stati solamente io e lui perché proprio non volevamo altre persone intorno, volevamo stare tranquilli e senza nessuno che ci metteva più ansia di quello che già avevamo. Il primo intervento ci sono stati tutti, invece con altri interventi ho voluto che c'eravamo solo noi nell'attesa finale del risultato, avanti e indietro, sigarette e tutto andare. Matteo ha subito 6 interventi. Il primo è stato quello più per me. Quello più difficile perché ero convinta e straconvinta che Matteo non ce l'avesse fatta. Era un bambino di 2,7 kg, ci avevano avvisato che sarebbe stato un intervento lungo e difficile. Un'operazione dopo l'altra. Ogni volta qualche settimana di speranza che subito svanisce. I medici si chiedono se sia giusto sottoporre un bambino così piccolo a sofferenze tanto grandi. Per i genitori è stato difficile prendere una decisione nel proseguire il cammino terapeutico. Durante il suo percorso Matteo ha avuto delle serie difficoltà in cui ci si è dovuti trovare davanti alla decisione di continuare o fermarsi. Purtroppo non esistono per bambini così piccoli dei cuori impiantabili all'interno dell'organismo. La nostra esperienza e anche quella degli altri centri è che quando si infetta in maniera drammatica con un germe molto cattivo questa cannula, non c'è futuro per i bambini. Matteo era diventata la mascotte della terapia intensiva, era da un anno con noi, era un nostro figlio chiaramente e ci abbiamo pensato tantissimo e abbiamo detto no, Matteo, bisogna assolutamente inventarci qualche cosa. Non solo i giorni, ogni ora è contata. Matteo non ce la fa più. I genitori, dopo quasi 2 anni di ospedale, sono rassegnati. Forse è meglio lasciarlo andare. Ma il chirurgo gioca un'ultima carta, contro la ragione e contro la stessa scienza. Noi da anni collaboriamo con una delle industrie dei cuori artificiali per la miniaturizzazione di cuori artificiali piccolissimi da impiantare su bambini molto piccoli. Un prototipo mai sperimentato finora. L'ultimo tentativo, l'unica possibilità di scongiurare una fine ormai dichiarata. Una scommessa al di là della medicina. Forse è stato l'unico momento in cui io volevo un po' tirarmi indietro, non andare oltre perché non volevo più che Matteo soffrisse. Non è stata una decisione facile. Inizialmente
Il discorso era che se aspettavamo non c'erano altre alternative, parlavamo di 4-5 giorni di vita. E però poi ci siamo detti, se non ci proviamo, comunque la fine è quella. E quindi a quel punto abbiamo detto, tentiamo. Proviamo. Ci siamo fidati totalmente dei dottori, come abbiamo sempre fatto. Io mi sentivo proprio tranquilla. Ho pensato a tutte le possibili opzioni esistenti sul mercato e non c'era nulla sul mercato per il peso di quel bambino.